Quindi per una struttura del genere, in pochi giorni, con un evento
progetto, oltre a far parte di una rete internazionale, che appunto nasce in Francia nel 1982, ha ottenuto il patrocinio di inserire anche nell'agenda per quanto riguarda l'anno del patrimonio culturale del 2018. Diciamo, oggi per quest'anno è la massima ambizione che un evento culturale può ottenere. Quindi questo è un cappello finale che ci dà sicuramente un'indicazione positiva riguardo il lavoro che abbiamo fatto. Velocemente vi spiego come si è svolta artisticamente la selezione dell'offerta appunto artistica e musicale. Una volta insomma, formalizzati i rapporti istituzionali, si è attivato tramite il portale ufficiale dei beni culturali la sezione bandi per l'iscrizione degli artisti, dove tutti gli artisti, tutti i musicisti che hanno potuto partecipare da tutta Italia hanno potuto selezionare quest'anno anche la città di Bari. Termine di scadenza dell'iscrizione è stato il 21 di maggio, dopodiché ho svolto personalmente una selezione tra le tante richieste di partecipazione che andremo sempre più a incrementare in anno delle edizioni successive. Questo ne avevo ricordato di circa una trentina. E quindi per fare questa selezione sono riuscito a creare quella che è una scaletta, una line-up, garantendo comunque una qualità, diciamo, medio alta all'evento, garantendo anche una partecipazione di tutti i due selezioni di tutti i locali tra virgolette, che poi hanno, girano loro per sé il mondo, il personale, singolarmente con i gruppi già avanzati. Bassista con elettronica, una violinista con elettronica e il featuring con Gianfranco De Franco, che è un po' istrumentista, tra l'altro originario calabrese, che ho avuto la possibilità, la fortuna anche di produrre con passato, e credo che sarà un incontro molto particolare, musica contemporanea, accompagnati da delle immagini che scorreranno dietro su un network. Sarà un intervento della nostra concittadina Caterina De Otto che inaugurerà la festa della musica con l'Inno alla Gioia, che è l'inno dell'Europa, l'inno della festa europea della musica, insieme ad altre tre voci della sua scuola di canto. E ci sarà presente il professor Lupo, che porta anche un'amicizia ritrovata.
la SIAE e l'Associazione Italiana Promozione del Sud della Musica. Devo ringraziare particolarmente tutto l'ente, cioè devo dire la verità che da mesi sto lavorando a questo progetto e senza l'interazione con il sindaco, con gli assessori, con i dirigenti, ma anche le parti tecnici, da canto di attività produttive. Ecco perché ho iniziato a dire che questo è stato un evento voluto e un lavoro di squadra. Ringrazio anche in particolar modo Angelo Marcone, nonché il presidente dell'APPE Pavli, che metterà a disposizione le live gratuite da Piazza Mendola a Lorani, credo intorno alle 19.15, perché le utilizzerà alle 19.30, abbastanza puntuale, perché ci terrei anche a stimolare e a capire il pubblico che sarà, che fruirà. Ecco, credo che la questione, un'altra questione fondamentale è stato anche il grande sostegno degli sponsor che mi hanno, insomma, che hanno creduto nel progetto, ma fra i primi, una realtà molto interessante perché sono andata a costruire un paese di sostenitori che si sono innamorati del progetto e hanno fatto, che sono palmesi o che hanno. Ad esempio la società di Torino, la BBB, che è il main sponsor dell'evento, è appunto una società che opera a Torino in questo settore nazionale, in questo settore di perché il titolare Daniele Lafage è innamorato di Pagini e sollecita sempre a svolgere attività di una certa fattura sul territorio, perché crediamo tutti insomma, in un cambiamento come la cultura, perché gli spettacoli, diciamo, possano veramente trainare verso una positività, un'intera comunità volente. E poi la farmacia d'Annunzio, nella persona di Giordano Belloni, il vice muratore con la sua impresa, Badalà SRL, la concessionaria, nella persona di Giuseppe Badalà, e quest'anno avremo anche gli allestimenti a cura del regalo, insieme con la società commerciale Italia, che sarà supportato da una giovane studentessa di scienza del liceo di Catania, che è una figlia di una madre del suo sponsor, che ha voluto fare questa esperienza e ci regala insomma, i suoi saperi che sta iniziando ad acquisire. La presentatrice, mi ricordo che quest'anno, di fondamentale importanza, sta quasi dimenticando, è una persona che ho voluto personalmente, è un'attrice formidabile, appartenente al teatro stabile di Lugre, e si chiama Giulia Zetti, e ha una carriera non solo nel teatro, ma anche nel cinema e anche come presentatrice, una showgirl abbastanza completa, che sarà qui insomma a saperci coinvolgere e mediare l'intervento di quella sera.